Buonasera, speciale Mapperò, ultima puntata peraltro di questo programma e mentre si completa lo spoglio amministrativo noi parliamo di elezioni europee, di cui conosciamo i dati, di cui conosciamo i commenti dei principali leader, come testimonia la foto di questo abbandonato e deserto Parlamento europeo, è un po' l'impressione che abbiamo avuto tutti, insomma, di un disamore verso questo tipo di elezioni e l'astensionismo che è il trionfatore vero, almeno a livello europeo, lo dimostra. Noti, dicevo, i commenti dei leader, tutti contenti, nonostante le aspettative mancate. Il dato forte è il successo del Partito Popolare, il tracollo della sinistra con un distacco di quasi 100 seggi a livello d'Europa. L'astensione, come ricordavo prima, è in crescita e per una volta tanto anche nel nostro paese. Qui c'è stata una campagna elettorale davvero feroce, poi puntata sul nulla, puntata peraltro quasi tutta su Berlusconi e Berlusconi non è stato promosso anche se il governo tiene. Il Partito Democratico perde, ma non è un tracollo. Tiene bene l'UDC, cambiano gli equilibri interni dei due poli, però il bipolarismo non è in crisi, come dimostra il fatto che la sinistra estrema e la destra estrema non hanno superato lo sbarramento del 4%. Cresce Di Pietro, cresce la Lega, la Russa si tiene la barba, in barba a tutti i sondaggi che ancora una volta non ci avevano preso e qui con noi questa sera in studio gli esponenti dei partiti che hanno superato la soglia di sbarramento per scelta e per necessità, visto che lo studio tutti quanti non avrebbe contenuto e quindi qui con noi Domenico Nania, buonasera, Buonasera. vicepresidente del Senato, Popolo della Libertà, Giorgio Tonini, senatore Buonasera. del Partito Democratico, buonasera a lei. Il rosso e il blu ovviamente rappresentano grosso modo le posizioni, ma ormai ci siete abituati. Rocco Buttiglione, presidente dell'UDC, vicepresidente Buonasera. della Camera. Tra i più felici, qui con noi Stefano Pedica, buonasera, Buonasera a tutti. senatore dell'Italia dei Valori. Buonasera. Dai nostri studi di Milano, perché i leghisti proprio non li obblighiamo a scendere, Massimo Polledri, buonasera, deputato della Lega Buonasera. Nord, contento due volte perché il botto la Lega proprio l'ha fatto a sud del Po e lui essendo di Piacenza sicuramente vive un orgoglio raddoppiato. Un commento brevissimo, un minuto a testa come il nostro cronometro fra fede, incominciamo proprio dall'ordine che ci è dato dalla quota dei parlamentari e quindi comincia naturalmente Domenico Nania. A lei. Dopo le politiche dell'anno scorso, cinque partiti sono presenti in Parlamento, quattro sono in coalizioni, centrodestra e centrosinistra, un solo partito è fuori dalla coalizione, l'UDC. Allora hanno ottenuto il 45% circa i partiti del centrodestra, Popolo della Libertà e Lega, e il 37% i partiti del centrosinistra, Partito Democratico e Italia dei Valori. Cosa è cambiato? Sostanzialmente nulla dal punto di vista del centrodestra o del centrosinistra. Il centrodestra è uscito da queste elezioni con il 46%, un punto in più delle politiche, il centrosinistra con due punti in meno. All'interno c'è stata una redistribuzione, quindi c'è una conferma forte del bipolarismo del nostro sistema con una forte tendenza a semplificare il quadro politico. L'unico partito fuori dalla coalizione, l'UDC, è aumentato dell'1% rispetto alle precedenti elezioni. Questo mi fa dire che si può essere soddisfatti dal punto di vista del centrodestra e delle politiche di governo. Senatore Tonini, un minuto anche a lei. Beh, diciamo, chi si contenta gode, si potrebbe dire, perché la campagna elettorale era stata impostata in tutt'altri toni da parte del centrodestra, all'insegna dello sfondamento nel campo avverso, per così dire. Dopo un anno di governo si diceva che i risultati dell'azione di governo e in particolare il carisma personale del Presidente del Consiglio erano arrivati a un tale livello di gradimento che ci sarebbe stato uno sfondamento verso il 45, 50, 55. Addirittura Berlusconi aveva parlato di un imbarazzante 70% di gradimento personale. Tutto questo non c'è stato, non c'è stato nessuno sfondamento, c'è stata soltanto quella piccola redistribuzione all'interno dei poli. Il PD ha pagato un prezzo che era ampiamente previsto nella difficoltà di contrastare appunto il berlusconismo imperante, ma ha tenuto le sue posizioni, quindi resta il pilastro fondamentale dell'opposizione, speriamo dell'alternativa di governo. Massimo Polledri, a lei.
Mi sente? Sì. La Lega... Sì, grazie. La Lega ha avuto un ottimo risultato perché non ha né camicie rosse né camicie nere negli armadi. In qualche modo ottiene la fiducia dei delusi magari da alcune esternazioni del presidente Fini, da chi vuole magari un giro di vite nei confronti della sicurezza, e contemporaneamente anche nella rossa Emilia riscuote la fiducia di chi è preoccupato per il proprio futuro, perché c'è il posto di lavoro che magari rischia di essere perso, perché magari vive nelle case popolari e vede la sua casa visitata dagli extracomunitari, e quindi ha avuto un successo in un elettorato generalmente di destra o di sinistra. È un partito fortemente identitario, noi andiamo in Europa con un'attenzione particolare. In un momento in cui si parlava di veline, noi abbiamo parlato per esempio di Turchia. Stop, e diciamo attenzione mille. Perché il nostro futuro è questo. Grazie, scusate, sono severissima, ma siete molti, altrimenti non riusciamo a rispettare i tempi. Stefano Pedica, a lei. E noi siamo, come ha detto, molto contenti. Il risultato è frutto di un grande lavoro di un paio d'anni a questa parte, fatto di un porta a porta, non quello di Vespa naturalmente, ma quello dei cittadini, fatto da una riflessione tutti insieme, anche con il Partito Democratico, per camminare insieme, per coinvolgere tutta la sinistra. Noi abbiamo detto che vogliamo allargare, allarghiamo a tutta la sinistra che fa una vera opposizione, non un'opposizione di opportunità, e quello che ci ha premiato la gente è stata la trasparenza, la verità di quello che è successo. Non abbiamo parlato né di veline né di altre, che non interessa quello, abbiamo parlato di fondi strutturali, abbiamo parlato di come in Europa appunto c'è una sentenza che dice che Europa 7 deve entrare al posto di Rete 4 e non lo si è fatta e non lo si è garantita. Ecco, spiegare che con l'Italia in Europa un'Italia si può, ma un'Italia che non è così vuota come abbiamo visto, un'Italia piena di risorse e di garanzie per quello che riguarda l'elettore. Last but not least, Presidente Buttiglione. Beh, è chiaro che da queste elezioni esce un'Italia meno bipartitica. I due grandi partiti facevano il 70% degli elettori prima, adesso fanno soltanto il 60% degli elettori. Il Partito Democratico, scusate l'espressione un po' banale, prende una botta tremenda, perde 7 punti. Al loro posto io mi domanderei se l'intero progetto politico dell'incontro fra cattolici e comunisti non fosse sbagliato all'origine. Ma va male anche il Popolo delle Libertà, perde 3 punti. Se queste elezioni erano un referendum per ottenere un mandato a cambiare la Costituzione, a dare più potere al governo, a dare più potere al Berlusconi e meno potere al Parlamento, il referendum è perso. L'UDC va bene, si conferma che in Italia c'è una parte importante del popolo cristiano che cerca una nuova rappresentanza politica e che ci dà fiducia. Cresciamo soltanto di un punto, e a me viene da dire soltanto di un punto, ma questo ci dà speranza, Elena, per le battaglie future. Questa campagna è stata improntata all'attacco durissimo nei confronti di antagonista politico. Di Europa si è parlato poco, allora dite voi qualcosa di europeo, perché invece l'Europa è cambiata. Nania. Ed è proprio questo il punto. In Europa ha vinto il centrodestra, hanno vinto i moderati. In Italia ha vinto il centrodestra, hanno vinto i moderati. E la tesi che si sostiene è che siccome si era dichiarato che avremmo preso il 40 o il 45% e quindi avremmo avuto percentuali bulgare, siccome non l'abbiamo preso, quasi quasi abbiamo perso. La prossima volta dichiareremo per le politiche di voler prendere il 60% e la Lega il 15%, poi magari prenderemo il 52% e la Lega il 13% e ci diranno che abbiamo perso. Questo è il teorema. I numeri parlano da soli e ci troviamo di fronte a un PD che si sente bene dopo che ha perso un'Italia dei valori, perché qui celebriamo la vittoria dell'Italia dei valori con l'8%, e il PD ha perso il 7 punto e qualcosa per cento. Se questo non è un paradosso,